Augusta d'estate soffre il caldo, soffre anche la noia da anni ormai, però un gruppo di giovani associati fra di loro hanno realizzato un'estate nuova, un'estate senza sponsor, senza patrocinio di enti pubblici, in maniera orizzontale. Che significa questo? Lo chiediamo a Stefano Cacciaguerra, che rappresenta questo gruppo di associazioni, giusto? Sì, formata da giovani e non giovani. Sì, insomma, diversi mesi fa insomma, ci siamo incontrati tra varie associazioni, liberi cittadini e artisti, insomma abbiamo provato a mettere su questo calendario di eventi e insomma oggi finalmente siamo riusciti a programmare questo calendario che va dal 1 di luglio al 15 settembre. Un insieme di eventi di varia natura, sono eventi artistici, culturali, sport, spettacolo, intrattenimento, teatro, insomma presentazioni di libri, c'è veramente un'ampia scelta e una scelta così ampia permette insomma anche al cittadino augustano di poter fruire insomma di questi spettacoli. Ecco, la gente cioè la sera può uscire e andare a seguire l'uno o l'altro, poi bisogna vedere, no? Questo è infatti l'obiettivo principale insomma dell'estate augustana. Gli eventi ad Augusta ci sono e che sono sempre stati staccati tra di loro. Insomma, il nostro intento era di unire questi eventi qua sotto un unico calendario, in modo che il cittadino possa scegliere, possa vederli tutti quanti assieme. Voi avete organizzato una conferenza stampa, noi siamo stati presenti, avete distribuito anche pieghevoli, avete anche, mi pare, stampato locandine, ma se le persone non dovessero avere i pieghevoli o non dovessero vedere le locandine, cosa dovrebbero fare per essere aggiornati puntualmente? Allora, il programma completo lo potete trovare su Facebook, quindi www.facebook.com/estateaugustana. Ovviamente in giro per la città saranno presenti il programma, c'è il cartaceo, quindi sarà per i cittadini di Augusta ovviamente sarà anche più facile trovarlo in giro.